Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Maco TV. Ci troviamo qui oggi con la bellissima Erika Franceschini. Buongiorno Erika. Buongiorno. Allora, Erika è appena tornata da Miss Italia e adesso chiediamo a lei tutto il suo trascorso che già da ragazzina inizia nel campo della moda. E anche lei, come me, ama questo mondo, quindi io ho oggi il piacere di intervistarla. Erika, raccontaci un pochino di te. Sì, io sin da piccola appunto sono sempre stata interessata al mondo della moda, dello spettacolo, cinema, eccetera. E appunto dall'età di 16 anni più o meno ho iniziato a fare diverse sfilate nella mia città, cose piccoline. E mano a mano crescendo, quando poi sono andata a Roma per studio, ho iniziato a sfilare in maniera un po' più seria, ad esempio all'ambasciata slovacca. E nel frattempo con un'altra agenzia di Montesilvano ho sfilato moltissimo in tutta la regione Marche e Abruzzo e ho studiato recitazione, ho fatto diverse cose nel teatro, quindi sono per ora abbastanza soddisfatta. Beh, che dire, giovanissima, hai già fatto tantissime cose, quindi diciamo che hai cavalcato un'onda importantissima, perché non è da tutti iniziare così presto e ovviamente fare tante sfilate per tante atelier e ovviamente cambiare anche tanti posti. Raccontaci anche un po' dei tuoi studi, che so che ti sei appena laureata, quindi doppi complimenti, appena tornata da Miss Italia, quindi congratulazioni per tutto. E raccontaci un attimino della tua laurea. Sì, allora mi sono laureata una settimana fa più o meno in Lingue Orientali alla Sapienza e è stato tutto molto frenetico e veloce, appunto perché una settimana prima avevo appena fatto la finale di Miss Italia e una settimana dopo ho dovuto discutere la laurea, quindi... Posso permettermi di dire che queste ragazze che nascono dal campo della moda, perché a volte molti genitori pensano che iniziando così presto poi abbandonano gli studi, non è così, perché sono coscienziose e intelligenti, quindi portano avanti tutto ciò che iniziano, perché ci vuole molta costanza e perseveranza, e nella vita quando si vuole ottenere qualcosa si ottiene, anche per dimostrare, diciamolo, visto che sei giovanissima, ai genitori che oltre che sfilare il campo della moda anche gli studi li hai portati avanti a buon fine, quindi complimenti ancora. Grazie. Sì, no, infatti per me è stato importantissimo anche studiare. Infatti contemporaneamente a Roma facevo l'Accademia di Recitazione e l'Università. Mi sono diplomata all'Accademia e qualche anno dopo sono riuscita a prendere la triennale. Bene, perfetto. E la tua esperienza di Miss Italia cosa ci racconti? Com'è andata? Come ti sei trovata anche con tutte le altre ragazze? Che è importante al giorno d'oggi il gruppo e creare la complicità con tutte, no? Perché penso che quando si intraprendono, insomma, queste strade è giusto andare d'accordo e condividere momenti importanti insieme. Allora, è stata un'esperienza magnifica che è difficile da descrivere per chi non l'ha vissuta. Non è semplice. E cioè sono state un mix di emozioni, da agitazione, ansia, felicità, stress, voglio tornare a casa, no, non voglio tornare. Immagino che è stato sicuramente sotto certi aspetti a volte un po' pesante, perché sei lontana da tutti e momenti di sconforto ci sono, però non hai mollato e sei arrivata fino alla fine. Sì, è stato bello, e poi anche grazie ad alcune ragazze, devo dire, con soprattutto due ragazze delle Marche con cui stavo in stanza, ho legato tantissimo e ci facevamo forza a vicenda quando ognuna aveva i suoi momenti, no? Che capitano ed è normalissimo. Senti, ma adesso che cosa ne pensi se ti faccio indossare qualcosa della boutique e ti prendo oggi come testimonial della mia atelier? Certo, come no, sarei molto felice. Benissimo, allora amici di Maco TV, ci aggiorniamo prestissimo e vedrete sicuramente la bellissima Erika Franceschini come testimonial di Alessandra Bruni Boutique. Grazie. Grazie. Eccoci di nuovo qui, amici di Maco TV, e abbiamo fatto indossare questo bellissimo abito alla splendida Erika. Cosa ne pensi di questo outfit? Sai che io curo anche gli outfit di personaggi noti e quindi oggi ho un personaggio noto, Erika Franceschini, vogliamo ricordarlo, reduce da Miss Italia e sta indossando un bellissimo abito della mia atelier. Hai apprezzato questo look? Sì, moltissimo, perché è un vestito molto elegante, delicato, scollato al punto giusto,
Mi piace, il colore è poi stupendo. Poi diciamolo, allora, questo è un colore moda di quest'anno e poi come lo indossa Erika e come sta bene ad Erika è fantastico perché se lo può permettere è bellissima lei e quindi l'abito cade benissimo. Però non vi preoccupate perché abbiamo gli abiti per tutte le occasioni e per tutte le signore e le ragazze. Quindi tranquillissime che indossiamo dalla taglia 38 a salire. Quindi quest'anno c'è la novità delle taglie curve, vogliamo ricordarlo perché giustamente non sono tutte con il fisico perfetto, dobbiamo vestire anche le ragazze, le donne che hanno qualche forma in più, che non guasta perché al giorno d'oggi va bene tutto, giusto Erika? Giustissimo, esatto. Io adesso ci terrei nel ricordare che mi piacerebbe avere Erika come testimonial della mia atelier e magari chiamarla per qualche mia sfilata, io... Sarei molto onorata di averla perché dopo i Jackson, dopo ricordiamo siccome ho vestito i 3 nipoti di Michael Jackson, quindi lei per me sarebbe una testimonial proprio doc, chiamiamola così. E niente, se ci vuoi regalare questa tua sfilata a me farebbe molto piacere perché in genere qui io organizzo sfilate e facciamo anche corsi di portamento, vogliamo ricordarlo. E se puoi donare a me, che mi farebbe molto piacere, a tutti gli amici di Mako TV, questa splendida sfilata. Io intanto vi saluto, vi ringrazio tutti, ci vediamo prestissimo, ma non vi sveliamo tutte le novità e gli scoop che ci saranno. E visto che Erika è laureata in lingue orientali, adesso io ci terrei tantissimo che facessi un saluto ai nostri amici in cinese. Washo Erika, ni hao! Perfettissimo! Allora a presto e buona giornata a tutti. Grazie.